Sapevamo che avremmo incontrato un avversario che aveva tanta voglia di rivalsa e avrebbe iniziato la gara con ritmi alti. Ce lo siamo detti e ridetti, ma purtroppo non siamo stati in grado di contrastarlo. Non abbiamo fatto nel primo tempo quello che sapevamo fare, abbiamo perso tanti duelli, abbiamo perso tante raccolte di seconde palle e non siamo stati, ripeto, in grado di fare la partita che di solito siamo abituati a fare. Nonostante questo, eravamo stati in grado di recuperarla con un gol. Al primo tempo ci siamo detti che dovevamo provare a fare qualcosa di meglio perché quello che avevamo fatto fino a quel momento sicuramente non sarebbe bastato. E poco dopo, nel secondo tempo, siamo stati puniti da un altro episodio e non abbiamo avuto più la forza, nonostante abbiamo avuto supremazia di reagire. Non è il posizionamento di uno o dell'altro giocatore. E oggi abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di volere più di noi il risultato e questo purtroppo non è una cosa positiva. Dobbiamo rimboccarci le maniche, guardare avanti e provare a fare meglio a partire dalla prossima gara. No, credo che al di là dell'episodio abbia fatto un'ottima gara perché non era facile per come si era messa la partita riuscire a tenere gli attacchi degli avversari, quindi possiamo fare meglio tutti, dobbiamo provare a fare meglio. Avevamo voglia di fare una partita diversa da questa e usciamo a mani vuote perché l'avversario oggi è stato migliore di noi. E ho dovuto soffrire di due cambi a cavallo del primo tempo per due problemi fisici e questo è stato un peccato. E poi nell'ultimo quarto d'ora ero incerto se mettere una seconda punta o mettere un giocatore a ridosso della seconda punta tra gli spazi che il Brescia in quel momento stava lasciando tra la difesa e il centrocampo. Ho optato per la seconda, ma non è andata bene. Dobbiamo essere in grado per ottenere risultati sia in casa che in trasferta di fare partite migliori di quelle che abbiamo fatto oggi, perché con quella partita che abbiamo fatto oggi, difficilmente sia in casa che in trasferta riusciremo in futuro a portare a casa dei punti.